Dove c'è impresa, c'è vita. Appuntamento settimanale con la CNA di Ferrara per parlare di donne e uomini che inventano, sperimentano, innovano, accettano le sfide e molto spesso le vincono. Bentrovati all'ascolto di Dove c'è impresa c'è vita, il programma di CNA che incontra gli imprenditori della nostra provincia, imprenditori che hanno deciso di dare vita a un'azienda, a un'iniziativa imprenditoriale e molto spesso riescono anche attraverso queste iniziative ad ottenere successo. Il caso di due giovani imprenditori ferraresi, sto parlando di Andrea Droghetti e Matteo Trimurti, che hanno dato vita a un'interessante startup. Una startup che è stata veramente innovativa, infatti sta riscuotendo un ottimo successo perché nasce da un'idea veramente rivoluzionaria. Inizierei a parlarne proprio con Andrea Droghetti. Ecco, intanto diciamo qual è stata la vostra idea che ha dato vita alla vostra attuale azienda che è la SMACE. Buongiorno a tutti. Sì, effettivamente la storia di SMACE è abbastanza peculiare, nasce da un'esperienza di vita molto diretta, ovvero nell'estate del 2020, la scorsa estate, quella subito dopo il periodo pandemico, io e un'altra nostra socia, Marta Romero, che siamo una coppia, entrambi dipendenti di grandi aziende del terziario, della consulenza, ci siamo trovati nella possibilità di lavorare dovunque volessimo, perché le nostre aziende praticavano il lavoro da remoto completo, quindi quando non c'era mai bisogno di andare in ufficio, naturalmente post pandemia, non era questa la regola prima della pandemia. E quindi abbiamo cercato di unire l'utile al dilettevole durante l'estate del 2020, andando a fare smart working in diverse località, fra le quali faccio un esempio a noi vicino, i Lidi Ferraresi, piuttosto che in montagna, piuttosto che andando appunto in altre località marittime, come ad esempio in Liguria. Abbiamo notato che eravamo molto più felici, perché eravamo comunque in un luogo particolarmente bello e non è da poco quando prima della pandemia era usanza viaggiare solo durante il weekend, questo fenomeno invece abilitava al fatto magari del partire il mercoledì sera, lavorare alcuni giorni e poi essere già presenti nella località di destinazione durante il weekend. Quindi noi eravamo più felici, più rilassati. Questo ci rendeva più produttivi, quindi questo era il vantaggio per le nostre aziende. Neanche da dire il fatto che avevamo comunque portato un contributo, un indotto al territorio presso il quale alloggiavamo. E quindi questo ci ha fatto dire, caspita, ha portato così tanti vantaggi a noi, al territorio, ai nostri employer, come facciamo a replicare questo su tanti nostri simili, intesi come aziende simili ai nostri employer e persone simili a noi. E così è nata l'idea di SMACE, che sta appunto per Smart Work in a Smart Place. Poi nel corso dell'autunno si sono uniti a noi alcuni nuovi soci, fra i quali Matteo, che è il nostro direttore di tutta la parte marketing e comunicazione. Quindi Matteo, voi proponete fondamentalmente alle aziende di delocalizzare i loro dipendenti, i loro impiegati, proponete di mandarli in una sorta di vacanza dove in realtà vivono questa doppia situazione, cioè lavorano ma sono in un ambiente, come ci diceva prima Andrea, rilassante, tranquillo e si godono anche la possibilità, quando terminano di lavorare, di visitare magari musei o di andare in spiaggia quando la stagione lo consente. Giustissimo, giustissimo. E come ha detto giustamente Andrea, sì, pur non essendo fondatore, insomma, diciamo, di questa startup, mi sono lasciato convincere e appassionare fin da subito al progetto, nel senso che è una realtà meravigliosa, l'idea è molto valida, soprattutto, come diceva, per la volontà, insomma, di portare dei benefici a tutte le parti coinvolte, quindi si parla di persone, si parla di aziende, si parla di territorio. E soprattutto, come dicevamo, esatto, avere un impatto sulla vita delle persone. In questo periodo, tra l'altro, credo sia venuta alla luce, da un lato, magari la poca preparazione di molte aziende ad affrontare questo tipo di fenomeno, quindi post pandemia, quindi lavorare da casa, lavorare forzatamente da casa tutto il giorno. Quindi è nato questa sorta di fenomeno, questo concetto chiamato workation, che è nato da poco, che giustamente unisce le due parole work più vacation, quindi l'idea è esattamente quella che avete detto, e quindi lavorare in un luogo di benessere, la cosa naturalmente molto stimolante è la possibilità di, finita la giornata lavorativa, di poter staccare la spina ed avere tutta una serie di esperienze di contorno
che vanno a riequilibrare il rapporto vita-lavoro, insomma, delle persone. Ovviamente è vantaggioso per le aziende, nel senso che porta innovazione, porta best practice, porta tutta una serie di fenomeni legati a quanto è interessante un'azienda nei confronti dei nuovi talenti, e ovviamente rientra sotto la sfera del welfare aziendale. Ultimo, ma non per importanza, come diceva Andrea, il territorio, nel senso che la cosa bella è poter dare un impatto anche da questo punto di vista, quindi destagionalizzare il turismo, aiutare strutture ricettive che hanno sofferto molto durante questo periodo. Credo che sia, insomma, questa una delle parti più interessanti che ci ha fatto appassionare così velocemente al progetto. Come viene organizzato, diciamo, il periodo in cui un impiegato viene ospitato all'interno di una struttura ricettiva e può appunto lavorare e fare vacanza contemporaneamente? Sì, essenzialmente SMEIS offre una gamma di servizi tutto all'interno di questo concetto, quindi quello di lavorare, fare smart working in luoghi bellissimi. All'interno di questa gamma il concetto centrale è il seguente: l'azienda innanzitutto, e questo già non è di per sé scontato, ma per le nostre aziende target, quindi quelle grandi aziende innovative del settore prevalentemente terziario, autorizzano i propri collaboratori a praticare questo, quindi incentivano il fatto di andare a lavorare effettivamente da qualsiasi luogo, e non è scontato. Il secondo elemento è che sponsorizzano effettivamente questo, dando un credito che il collaboratore può spendere sulla piattaforma SMEIS, quindi a quel punto lui sa che ha un determinato credito ed è libero di selezionare sulla piattaforma di SMEIS qual è la struttura ricettiva presso la quale andare a fare smart working e leisure non appena finisce il momento di lavoro. Abbiamo detto che Matteo Trimurti si occupa di promuovere tutta la parte commerciale di questo progetto. Come reagiscono le aziende quando presentate il vostro progetto e la vostra idea? Inizialmente c'era un po' di, come posso dire, diffidenza, ma diffidenza secondo me è legata più a un concetto culturale, cioè quindi c'è ancora probabilmente la necessità di controllo da parte dell'azienda per il dipendente. Questo l'abbiamo riscontrato come impatto iniziale. In realtà poi, una volta capita l'idea, una volta resisi conto che il benessere del dipendente, ma soprattutto la sua efficienza e produttività aumenta con questo tipo di servizi, riescono ad apprezzare l'idea, e in realtà stiamo riscontrando un sacco di interesse da questo punto di vista, in un pubblico anche molto vasto di aziende, che possono essere dalla PMI alla multinazionale, quindi per servizi diversi, però si sta riuscendo un po' in questa transizione verso mettere al centro il dipendente, il benessere e quindi di conseguenza la propria produttività. È molto interessante quello che diceva Matteo, ed è effettivamente che la piccola media impresa, pur sempre innovativa, questo penso che sia il carattere che unisce tutti i nostri clienti, tende ad utilizzare più il servizio SMEIS for Team, quindi il fatto di andare a fare un lavoro per un gruppo di persone insieme, e quindi questo si adatta più facilmente a quelle imprese legate al mondo manifatturiero, della moda o della creatività, intesa anche come pubblicitaria. Invece le grandi aziende del terziario prediligono il modello per il quale è il singolo collaboratore a scegliere dove andare. Come selezionate le località? Montagna, mare, piuttosto che terme? E come selezionate anche le strutture dove poi vengono ospitati questi impiegati? Allora, a livello di località, noi cerchiamo di coprire in maniera abbastanza omogenea le diverse mete, quindi che siano di mare, collina, montagna, lago, anche nei dintorni della città, quindi diciamo area rurale in generale. A livello geografico l'obiettivo è quello di dare una buona copertura a livello nazionale. Di fatto in questo momento stiamo notando che una grossa fetta della nostra clientela a livello di aziende, quindi, è localizzata nelle grandi città del nord, quindi poiché il soggiorno medio è tra le 3 notti e la settimana, con naturali eccezioni verso il mese, ma il periodo medio è tra i 3 e le 6 notti, c'è un'esigenza di non allontanarsi troppo dalla sede originaria di lavoro, quindi c'è una forte richiesta per il centro nord. Le strutture ricettive invece vengono selezionate sulla base di 3 criteri principali, che sono quello di location, workability ed experience. Location, appunto, il fatto di essere logisticamente adeguati in un bel luogo, che sia anche in un bel contesto. Workability è quello centrale che distingue SMEIS, ed è quindi tutta una serie di facilities per il lavoro, a partire da una ottima connessione ad internet, passando per una scrivania e una sedia. Experience, quello che diceva Matteo prima, quindi quando io finisco la giornata lavorativa devo avere il contesto adeguato per godere di una serie di esperienze o dentro la struttura o nei suoi pressi. Possa essere questa una nuotata, una corsa o una degustazione enogastronomica. Secondo me la cosa
ancora più particolare che ci distingue da tanti altri servizi, insomma, presenti sul mercato del lavoro ad oggi è la creazione di questo indice di valutazione per le strutture ricettive in base a questi criteri, quindi di lavorabilità. La postazione di lavoro che deve essere ineccepibile, connessione perfetta per lavorare, servizi esterni. Questo secondo me è proprio una cosa molto particolare, chiamato Smart Working Index, che è una sorta di indice di gradimento dei clienti, ma ancora prima una nostra valutazione alla struttura per dare l'idea di tutte queste aree che abbiamo nominato al dipendente ancora prima di partire. Le aziende che hanno già utilizzato il vostro servizio, che tipo di ritorno vi hanno dato? Cosa vi hanno detto? I nostri dipendenti sono rimasti contenti? È effettivamente successo quello che avevate previsto? Sì, è effettivamente così. Quindi noi abbiamo avviato diversi progetti pilota con alcune aziende. Il ritorno è molto molto positivo e infatti stiamo contrattualizzando dei contratti quadro appunto con alcune di queste per proseguire nel 2022 in maniera ancora più massiccia, insomma. Quello che si nota essenzialmente è una maggiore soddisfazione del collaboratore, e faccio un esempio concreto sullo Smith for Team: ad esempio c'è molto maggiore senso di appartenenza sia all'azienda che al gruppo che è partito di per sé, quindi sono riuscito a lavorare, ma conoscendo meglio le persone che lavorano con me, grande soddisfazione. Poi per chi viaggia singolarmente, benessere, appunto un aumento della qualità lavorativa. Essendo voi ferraresi, Andrea, immagino che tra le località che vi piacerà promuovere appunto per coloro che usufruiranno di questo servizio ci sia anche la nostra provincia, che dal punto di vista turistico non ha veramente niente da invidiare al resto d'Italia: storia, cultura, gastronomia, natura, insomma, la provincia di Ferrara si presta molto. Sì, è verissimo, fra l'altro un riscontro che si collega a quanto detto finora, appunto, che province con un livello di adeguatezza turistica come quello di Ferrara e localizzate comunque vicino a grandi snodi economici del nord, come possono essere Bologna, Firenze, Milano, più di tutte Torino, hanno un'attrattività particolare. Quindi io penso che ci sia un grandissimo potenziale per il nostro territorio per allungare in maniera drastica quella che è la classica stagionalità. Faccio un esempio: i Lidico Macchiesi sono tipicamente frequentati nei weekend da maggio e in maniera intensa solo a luglio-agosto, ma hanno un potenziale attrattivo verso tutta questa nuova clientela che lavora presso località balneari per attrarre persone già fin dal mese di aprile e fino al mese di ottobre. Quindi c'è un potenziale per il territorio molto importante. È chiaro che gli enti locali devono venire incontro a questo tipo di iniziative facendosi promotori di certi livelli di connessione, della messa a disposizione di spazi comuni per il lavoro, parlo di co-working, quindi faccio un esempio, potrebbero esserci musei o aree di biblioteca un po' sottoutilizzate e una parte di queste potrebbe essere dedicata a fare uno spazio di co-working per gli smart worker che appunto lavorano in queste località. Mi collego a questo proprio per in ottica valorizzazione del territorio, per fare un appunto, nel senso che effettivamente, come tutti sappiamo, l'Italia è piena di luoghi meravigliosi, ma molto spesso non perfetti per lavorare, cioè quindi parlo di internet, nella connessione internet nello specifico. Quindi proprio in quest'ottica, che mi sta molto a cuore, ci sta molto a cuore valorizzazione del territorio molto valoriale, l'idea è quella che a brevissimo SMEIS potrà fungere anche da partner tecnico, quindi partner telco per le strutture ricettive che vogliono attrezzarsi da questo punto di vista per fornire una connessione perfetta al dipendente. Quindi vogliamo anche essere il punto di riferimento da questo punto di vista per poter supportare le strutture in questa transizione verso il digitale, che crediamo possa essere la chiave per poi sbloccare, diciamo, questo fenomeno del lavoro agile, quindi del poter lavorare veramente ovunque in Italia. Quindi vi mettete a disposizione anche di quelle strutture che volessero accogliere appunto questi lavoratori, questi smart worker, per metterle in condizioni di offrire quanto il vostro servizio prevede, quindi un ottimo collegamento ad internet, delle sedi appropriate appunto anche per il lavoro di gruppo. Certo che immagino sarebbe qualcosa di fantastico poter organizzare un gruppo di lavoro, che ne so, all'interno di una sala della Abbazia di Pomposa, adesso dico una cosa, o altri musei, insomma, sicuramente i grandi spazi nella nostra provincia ci sono. Quindi direi che il vostro appello alle amministrazioni a interessarsi a questa opportunità che viene offerta al nostro turismo sia sicuramente interessante.
Bene, siamo in conclusione del nostro programma, però prima di chiudere, giustamente, vi chiedo se qualcuno che ci sta ascoltando si fosse interessato a quella che è la vostra proposta, a quella che è la vostra attività, ecco, c'è un sito, in che modo può reperire ulteriori informazioni? Abbiamo una piattaforma ad oggi operativa al 100%, si chiama smace.com, quindi smace.com. Un'email di contatto, se siete interessati a contattarci, info@smace.com. Siamo presenti su tutti i social, quindi questi sono un po' i modi per contattarci. Quindi siete facilmente reperibili. Assolutamente sì. Lascio anche un numero di telefono indicativo che è 392-363-8523, con il quale potete parlare direttamente con noi. Bene, chiudiamo qui il nostro programma di oggi. Vi ricordo, questo è Dove c'è impresa c'è vita, un programma voluto dalla nostra CNA provinciale. Oggi abbiamo conosciuto questa interessante impresa nata da poco che sta già ottenendo ottimi successi, probabilmente perché è nata da un'idea veramente innovativa e funzionale di Andrea Droghetti e della sua compagna e anche socia in affari Marta Romero. Con noi è stato anche il direttore commerciale dell'azienda, che è Matteo Trimurti, e noi non possiamo che fare gli auguri di una grande crescita a questa azienda, che ha la grande capacità di unire un'esigenza delle aziende ad altre esigenze, che sono quelle per esempio di un prolungamento della stagione turistica nelle nostre zone, ma anche in altre parti d'Italia. Ringrazio i nostri ospiti di oggi per essere stati con noi. Grazie mille. A tutti. E a questo punto vi do appuntamento alla prossima puntata di Dove c'è impresa c'è vita, che vi ricordo sarà tutti i sabati alle 13:10 e in replica tutti i mercoledì alle 19:10. Grazie per averci seguito fino a qui e a risentirci alla prossima. Avete ascoltato? Dove c'è impresa, c'è vita. Appuntamento settimanale con la CNA di Ferrara per parlare di donne e uomini che inventano, sperimentano, innovano, accettano le sfide e molto spesso le vincono.